Amici del Teste di Calcio League, bentornati. Siamo alla terza giornata della stagione 2016-2017. La sfida che ci andiamo a vedere è quella tra Piccolo Fiamma Caffè del presidente Siliberto contro i grottagliesi La Piccola Rudy del presidente Giuseppe Tinelli, del DS Lupo e di mister Ciro Masella. Due squadre che stanno andando alla stessa velocità. Siamo Piccolo Fiamma a 4 punti, mentre i grottagliesi La Piccola Rudy a 3. Piccolo Fiamma Caffè che ha pareggiato all'esordio e poi ha portato a casa a tavolino la seconda partita contro FC Regina Margherita. Per quello che riguarda invece i grottagliesi, buono l'esordio con la vittoria, poi si sono dovuti fermare contro la corazzata dell'FC Lubla. Andiamo a vedere le formazioni per questa partita. Piccolo Fiamma Caffè che scende in campo con Nigro tra i pali, difesa a 3, al centro c'è Nisi, a destra Capitan Cantoro, a sinistra Siliberto, centro del centrocampo De Leonardis, Paolo Cantoro a destra, Nannavecchia a sinistra, unica punta Venza. Quello che riguarda invece i grottagliesi, La Piccola Rudy, tra i pali c'è Patronella. La formazione è un 3-2-2, Tarì al centro della difesa, Vitale a destra, Santoro a sinistra, i due centrocampisti sono Panico e Patronelli, le due punte invece Siliberto e Cimarrusti. Tutto pronto, l'arbitro dell'incontro è Umberto Lazzaro della sezione WISP di Taranto. Andiamo a vedere quello che è successo con le immagini in questo primo tempo in cui partono forti i grottagliesi. La prima occasione infatti è al terzo minuto con un pallone recuperato bene da Cimarrusti su Nisi, uscita altissima di Nigro, Cimarrusti che si appoggia su Panico fa sedere il portiere, poi però trova la traversa al negargli il gol. Al quinto minuto invece sulla fascia destra firmata tutta Cantoro, si costruisce un bel cross che Venza però non riesce a spingere in porta, sembrava una buona occasione. All'ottavo, la svolta della gara, c'è un rigore su Cimarrusti e Nisi che gli frana addosso. Sono le proteste del Piccolo Fiamma Caffè. Andiamo a vedere con il replay, si mette bene avanti con il corpo Cimarrusti e porta a casa un rigore che sembra netto. Si presenta il capocannoniere del torneo sul pallone, Siliberto, che sceglie la sinistra di Nigro, che aveva intuito, però non ci arriva. Quindi 1-0 grottagliesi La Piccola Rudy. La risposta è di Nannavecchia con un tiro dalla media distanza che prende velocità sul terreno di gioco, attentissimo però Patronella. Sugli sviluppi dello stesso calcio d'angolo, ancora Nannavecchia, si libera bene di Vitale, dal vertice dell'area grande prova a far partire un destro a giro, la palla però finisce fuori. Al sedicesimo un errore di Patronelli su una punizione, intercettato da Venza che lancia in contropiede Paolo Cantoro tutto solo contro Patronella, freddissimo, servito bene da Venza, un errore su un calcio di punizione dei grottagliesi. Patronelli batte raso terra, intercettato il pallone, Venza serve benissimo Cantoro che non può sbagliare. Al diciottesimo continua a spingere Piccolo Fiamma Caffè con Nannavecchia che cerca una soluzione a giro sotto l'incrocio, vola però Patronella, ancora Nannavecchia un minuto dopo riesce a mettere un pallone in mezzo su cui si avventa Venza, che era stato dimenticato da tutti, era stato fatto passare il pallone per tutta l'area. Blackout qui dei grottagliesi negli ultimi minuti dopo il gol, ci sono tantissimi errori, non ne ha approfittato qui Cantoro che poteva anche tirare, invece l'errore qui è di Santoro, è il solito Nannavecchia che gli pizzica il pallone, 1-2 con Venza tutto solo, Nannavecchia non riesce a tenere il pallone basso. Siamo al 21esimo, ultimi minuti di gara dove Piccolo Fiamma ha spinto veramente tantissimo, non ci sarà più tempo, il risultato finale del primo tempo è di 1-1.
Al rientro in campo delle squadre non c'è da segnalare per Piccolo Fiamma alcuna sostituzione. I rottagliesi invece ripartono con un cambio effettuato poco prima del primo tempo. Era entrato Carrieri sulla destra. Andiamo a vedere quello che è successo in questo secondo tempo. La prima occasione al secondo minuto la crea Leonel Navecchia, che si gira in mezzo a due avversari benissimo, fa partire un gran destro. Patronella però vola con la mano di richiamo sotto l'incrocio. Bellissima parata del numero uno dei grottagliesi. Al quarto minuto Patronelli per Siliberto, pressato da Cantoro, si gira benissimo. Siliberto fa partire un gran destro, Nigro la tocca. Due minuti dopo hanno ancora Siliberto che va a puntare Cantoro sull'out di sinistra, offre il pallone per Patronelli che rientra, fa partire un gran destro, però non trova la precisione. Nel momento migliore dei grottagliesi, al decimo, però si scoprono e c'è un contropiede di Piccolo Fiamma Caffè. Anna Vecchia raccoglie un pallone di Venza, rientra, la tocca ancora per Cantoro che se la giusta con due tocchi, era un tiro verso lo specchio che diventa un assist per Nisi. Ed è vantaggio Piccolo Fiamma Caffè. Ciro Nisi portato in vantaggio i suoi. Si era appostato sul secondo, dimenticato da tutti. Bel contropiede però degli uomini del presidente Siliberto. Al tredicesimo l'occasione è sui piedi di Raciti dopo una spizzata di Cimarrusti su un Nigro. Non ne approfitta però il numero 11 Celeste. Al quindicesimo Ciraci prova un cross basso, Tarila alza, pallone che diventava buono per Nanna Vecchia, però l'uscita di Patronella attentissimo. Qui De Leonardis che invece tutto solo in area viene chiuso ancora una volta benissimo da un super Patronella. La risposta dei grottagliesi al diciottesimo è con Cimarrusti che si gira bene, fa partire un destro, Nigro però ci mette i guantoni. Ventunesimo, punizione, uno schema cercato, Patronelli per Siliberto che si aggiusta il pallone con la suola, poi fa partire una punta, però non trova lo specchio della porta. Ancora Siliberto al ventiquattresimo con un destro al volo su una palla spizzata da Raciti. Siamo ormai nei minuti di recupero, grottagliesi che spingono alla ricerca del pari. Qui Cimarrusti che cerca uno spazio, poi scarica verso Tarik e scodella in aria. Non c'è però nessun compagno, non si capisce. Con Siliberto non c'è più tempo, dice il direttore di gara. La partita finisce qui sul risultato di 2-1 per Piccolo Fiamma Caffè. Il migliore in campo Pipa, man of the match, è Ciro Nisi, proprio di Piccolo Fiamma Caffè, che abbiamo raccolto ai microfoni a fine gara. Allora, i nostri microfoni a fine match, il migliore in campo Pipa è stato scelto Ciro Nisi, difensore centrale di Piccolo Fiamma Caffè. Una partita molto equilibrata e il gol importante, quello che ha dato la vittoria ai suoi, è stato proprio il tuo. Come è andato questo match? Diciamo che è andato molto bene, siamo partiti un po' male, causato anche il rigore, e comunque poi ci siamo ripresi, abbiamo reagito, abbiamo trovato il pareggio, forse meritavamo anche il 2-1 nel primo tempo, però nel secondo tempo abbiamo portato a casa la vittoria. Diciamo che il finale di gara è stato sofferto, c'è stato il rigore procurato, ma ti sei rifatto con il gol vittoria. Sì. Gli ultimi minuti, come sono stati questi ultimi minuti di gara? Gli ultimi minuti di gara secondo me abbiamo gestito un po' male il pallone, forse la tensione di arrivare alla fine, abbiamo buttato un po' di palle senza giocare, diciamo che alla fine è stata. Va bene, grazie mille a Ciro Nisi, buona serata. Grazie. Abbiamo chiamato ai nostri microfoni anche l'allenatore dei grottagliesi della Piccola Rudi, mister Ciro Masella. Una vittoria. Ma magari. Magari. Un risultato beffardo. Il risultato ideale forse era un pareggio per quello che si è visto. Come è stato questo match, mister? Purtroppo non abbiamo giocato come sappiamo, come avevamo preparato la partita dall'inizio. Abbiamo avuto la fortuna di passare in vantaggio e magari potevamo sfruttare meglio gli spazi. Purtroppo abbiamo preso due con il contropiede che ci hanno tagliato le gambe. Diciamo che sono stati degli errori
delle diciamo, situazioni, diciamo la seconda partita, esatto, episodi che hanno dato il risultato finale, però negli ultimi minuti hanno spinto tantissimo gli uomini, ho visto addirittura hai preso il pallone dalla messa laterale, volevi battere anche tu. Come sono stati questi, gli ultimi minuti di gara? Vissuti malissimo, sperando di almeno portare un punto a casa, ma purtroppo. Beh, l'obiettivo della squadra in questo campionato quale rimane, mister? Rimane sempre arrivare almeno nella a partecipare alla Gold Cup. Gold Cup. Grazie Ciro Masella, alla prossima.